220 opere di 137 artisti diversi esposte a Roma Palazzo Incontro fino al 7 marzo. È Australia Today, la più grande mostra mai fatta in Italia sull'arte contemporanea aborigena. Capolavori di grande forza espressiva creati da uomini e donne che vivono in piccole tribù isolate nel cuore dell'Australia, che non conoscono la scrittura e che comunicano attraverso simboli mitologici e colori accesi e potenti. Tutto questo utilizzando soltanto bastoncini di legno masticato o ciocche di capelli al posto dei pennelli, argille, carboni fossili e bacche selvatiche per creare i colori. Alcuni degli artisti esposti sono ormai molto noti in Occidente e le loro opere sono quotate migliaia di euro. Tra questi Clifford Possum, che con la tecnica del puntinato dipinge il Dreamtime, l'epoca del sogno, quella antecedente alla creazione del mondo. Una straordinaria occasione per incontrare un popolo da noi poco conosciuto, dice l'assessore alla cultura Cecilia D'Elia. È davvero l'occasione per conoscere un mondo diverso e anche delle tecniche artistiche diverse dalle nostre, quindi davvero un invito ad andarla a vedere, un'esperienza unica.